Ciao, sono Alessandra, una delle componenti del gruppo multiartistico internazionale Gen Verde. Gen Verde è una delle espressioni artistiche del movimento dei focolari fondato da Chiara Lubich. L'ideale che portiamo ovviamente si può riassumere con una frase del Vangelo, che tutti siano uno. Noi siamo 19 di 14 nazioni diverse, quindi la fraternità intanto cerchiamo di viverla tra di noi ogni giorno facendo una scelta proprio quotidiana davanti a Dio veramente. E poi la portiamo sui palchi di tutto il mondo, e quindi attraverso concerti, in teatri, palazzetti, attraverso laboratori artistici, laboratori di teatro, danza, canto e percussione, dove prepariamo i giovani per salire sul palco con noi. Tutto per dire la fraternità è possibile. Ecco, in questo momento così particolare dovuto alla pandemia non abbiamo smesso di portare questo messaggio, figurarsi, anzi ancora di più perché vogliamo essere ancora più uniti e vicini e quindi facciamo delle dirette streaming, anzi tenetevi aggiornati attraverso i nostri canali social così potrete sapere i prossimi appuntamenti, le novità e ecco. Ovviamente tutto questo ha anche un'origine nella vita di ognuna di noi, è ovvio, no? Perché ognuna di noi ha conosciuto il movimento dei focolari lì nel suo paese e che dire, parlando di me, visto che sono qui, avevo 19 anni e quindi ho conosciuto il movimento dei focolari attraverso un incontro molto particolare chiamato Mariapoli in montagna. E ricordo che ero una ragazza, ancora un po' lo sono, sognatrice, ma avevo un grandissimo bisogno di verità, una grandissima ricerca di giustizia. Nel frattempo mi ero laureata in sociologia e arrivare appunto alla fine della laurea con tante domande e incontrare questo ideale, beh, è stata una grandissima cosa perché ho scoperto questa realtà di Dio amore proprio sulla mia pelle. Perché? Perché le persone che mi avevano invitata e che con me vivevano quelle giornate che sembravano vacanze semplici, ma in realtà erano, andavano veramente tanto tanto in profondità nella vita con Dio, erano persone che mi ascoltavano fino in fondo, che erano interessate davvero a me. A quello che io sognavo e come me volevano un mondo migliore, un mondo più vivibile, più giusto per tutti. Questo mi ha dato la forza di fare altrettanto, anzi di fare sempre di più. E quindi io sono ritornata a casa e immaginate la rivoluzione, nei rapporti con la mia famiglia, con tutti i miei amici, nello studio, nel lavoro, in tutto. Tutto perché volevo appunto realizzare questo utopnes, questo che tutti siano uno. Ovviamente con tutti gli altri giovani del movimento, i cosiddetti gen, facevamo incontri, attività di tutti i tipi e poi ovviamente ero anche attiva in parrocchia, facevo la catechista, ma la cosa che a me aveva colpito di quello che Chiara mi aveva trasmesso è che non potevo tenere questo tesoro per me ed è questo quello che vorrei dire a tutti voi. Davvero non potevo rimanere nel gruppo dove tutti ci capivamo. Stavamo bene insieme, la cosiddetta comfort zone. Dovevo andare a tutti, dovevo andare da tanti, in particolare, in primo luogo, i miei amici di sempre, quelli con i quali ero stata al bar fino al giorno prima, oppure con i quali ero stata alle feste, in discoteca. Continuavo ad uscire con loro e vi dico la verità, questa è stata la cosa forse che più mi ha segnata, perché arrivavo da loro con qualcosa che potevo davvero donare in più. E ho rischiato a volte, sì. Sono scivolata, sì. Però c'è una parolina, che in realtà è un verbo, che Chiara ci ha insegnato, che è questo ricominciare, ricominciare sempre, anche quando pensiamo di aver raggiunto il fondo, dove c'è solo buio magari. E questo è possibile perché siamo insieme. Da soli non ce la facciamo. Questo è anche un grande insegnamento. Da soli non ce la possiamo fare. A oggi e sempre. Quindi tutta questa vita che nel frattempo anche si è generata in me, intorno a me, ha poi portato anche a sentire che potevo, dovevo dare la mia vita to totalmente a Dio attraverso il movimento dei focolari. E così è andata. Quindi da più di 10 anni sono in Focolare, appunto una comunità del movimento dei focolari. E prima
ero in un focolare dove lavoravo come bibliotecaria e adesso sono al Gemverde dove canto e anche posso mettere a frutto il secondo studio che ho fatto, che è quello di teatro, il mio sogno di sempre. Ma ovviamente sempre con questo spirito, quello di portare appunto questa vita di Dio tra noi. E quindi, come vi accennavo, anche adesso stiamo facendo tantissime cose. Un'ultima produzione è un video di una canzone a cui siamo tanto affezionate, che è Only Light, andatela a cercare, Solo la luce, è ispirata alle parole di Martin Luther King. E poi un'altra cosa che magari, ecco, sarà interessante dirvi, che questa, siamo praticamente nella conclusione della settimana Mondo Unito, che è la settimana a cui tengono tanto e a cui lavorano tanto i giovani del Movimento dei Focolari e quindi anche noi. Infatti siamo sempre in dirette Zoom con giovani di tutto il mondo. Tra poco ne avremo una con l'India in questi giorni, con il Latino America, l'abbiamo già realizzata con la Francia, i paesi francofoni in Africa, insomma è un grandissimo lavoro, bellissimo, con i giovani di tutto il mondo. E veramente abbiamo questa occasione di dirvi che siamo con voi, contate proprio sul nostro lavoro e chissà che un giorno non ci possiamo incontrare nelle vostre città, e anche faccia a faccia, e lo speriamo tanto. Un abbraccio da tutte noi.